Eccoci qui di nuovo in diretta su Radio Parlamentare. Ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori, pronti per una nuova puntata di Futuro Chiama Europa con Luisa Reggimenti. Buonasera onorevole, ben ritrovata. Buonasera, dottoressa Del Tutto, e buonasera a tutti gli ascoltatori. Tutto bene, grazie. Ottimo, sappiamo che è appena arrivata a Bruxelles, subito pronta già per cominciare No, l'intervento. sono appena arrivata da Bruxelles a Roma. Ah, Sono quindi a Roma. è ritornata Sono ritornata. comunque. Sì, appena praticamente da poco scesa dall'aereo. Benissimo. Allora, andiamo a parlare questa settimana di un tema, tra virgolette, e a doppio senso caldo, cioè la rivoluzione sul clima di COP26. Sappiamo che il summit sul clima si è concluso il 12 di novembre e quindi ci sembrava giusto e opportuno un approfondimento su una questione che è veramente dirimente, lo sarà per i prossimi anni, ma come sempre, prima di addentrarci nel merito della nostra discussione, andiamo con la sigla. Ed eccoci qua, allora COP26, onorevole, la conferenza globale sul clima, siamo arrivati ormai al 26° anno, quindi di questi summit dedicati proprio alla lotta al cambiamento climatico. Quest'anno c'erano più di 190 paesi presenti e devo dire c'era anche molta attesa, in parte anche perché lo scorso anno il summit non si è tenuto proprio in ragione della pandemia. Ora, sull'esito di questa conferenza, come sempre capita, ci sono letture diverse, più o meno positive. A noi devo dire piace un po' vedere il bicchiere mezzo pieno più che mezzo vuoto, anche perché lo ricordo anche ai nostri ascoltatori, COP26 segna il 26° vertice annuale diciamo, accordo globale sul clima. Quindi comunque la questione climatica è una questione che è prioritaria nell'agenda dei leader mondiali e lo sarà sempre di più. Ecco, onorevole Reggimenti, siamo partiti da lontano 1995, quando si tenne proprio la prima conferenza delle parti della Convenzione ONU. Cos'è cambiato in tutto questo tempo nella lotta ai cambiamenti climatici? Guardi, la prima convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l'ha detto lei, appunto, si tenne a Berlino nel 1995 e fu guidata dalla cancelliera Angela Merkel, che al tempo era il ministro dell'ambiente tedesco. Dal primo incontro si ottenne il famoso Accordo di Rio, che è il primo trattato ambientale internazionale, che si è occupato di riscaldamento globale. Il livello di impegno richiesto ai paesi nell'accordo di Rio era ancora molto limitato e da allora tutte queste conferenze climatiche, così le possiamo chiamare, sono tenute ogni anno con l'obiettivo di discutere e rinnovare gli impegni dei paesi rispetto appunto a questo cambiamento. 2 anni dopo dell'incontro di Berlino, nacque l'ancora più famoso protocollo di Kyoto, che è il primo trattato che chiedeva una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. La richiesta all'epoca era rivolta unicamente ai paesi sviluppati e agli Stati Uniti, che però si rifiutò di firmare. Fecero poi seguito gli altrettanti sviluppi relativi agli investimenti nei successivi incontri, nelle tecnologie ambientali, la protezione delle popolazioni indigene, il fondo verde,
e anche l'idea, si dice pian piano negli anni l'idea, che l'onere economico dei danni climatici spettasse a chi li provocava, cioè chi inquina paga. E quindi direi che dal 95 ad oggi la situazione si è sicuramente evoluta e sono cambiate due cose, la consapevolezza e il tempo. Cioè di tempo ne abbiamo molto meno, questo è sicuro. Lo dimostrano le immagini sulle inondazioni in Germania, quelle avvenute in Belgio, in Sicilia, il cambiamento di tutti, diciamo, i fenomeni atmosferici colpisce tutta l'Europa con maggiore intensità e sempre più, diciamo, all'improvviso. E da questi 26 anni, questi 26 anni dall'accordo di Rio, le misure attuate da parte degli Stati sono state molte, ma evidentemente non abbastanza decisive. E quindi questa consapevolezza si fa strada sempre più, e anche di comprendere che c'è meno tempo a disposizione per raggiungere gli obiettivi prefissati, ma soprattutto per passare dalla fase di decisione a quella dell'adattamento dell'economia e della società ai cambiamenti stessi, che richiedono ovviamente tempo, e meno tempo c'è, e più questi cambiamenti saranno drastici e saranno diciamo dannosi, tra virgolette, per mantenere gli immensi costi che la conversione Cioè, costa, è un po' un insomma. paradosso, insomma, abbiamo poco tempo per agire, ma d'altra parte ci vuole molto tempo per attuare anche questi cambiamenti e devo dire mettere anche d'accordo oltre 190 paesi, tra cui le più grandi. Chi diciamo, conosce cosa c'è dietro, le dinamiche che sono dietro e che sottendono gli accordi internazionali, sa bene che è veramente difficile trovare un cosiddetto giusto equilibrio, perché gli interessi in gioco sono veramente complessi e molteplici. Importanti. Ecco, se... Rispetto alla consapevolezza volevo aggiungere una Sì. cosa, che c'è una dicotomia tra i giovani e gli adulti, e che i giovani sono più consapevoli della crisi climatica rispetto agli adulti, rispetto a quanto ci si aspetti dagli over 60. E quindi anche questi movimenti studenteschi, le manifestazioni, anche se questi cambiamenti non possono essere fatti attraverso gli slogan, però sicuramente sono importanti per diffondere una maggiore coscienza climatica, per affrontare diciamo, e informare più, cioè si è creata una maggiore attenzione mediatica su questi fenomeni che comunque sono importanti. E infine anche la pandemia ha giocato un ruolo importante, Già. perché durante la pandemia le persone hanno preso anche la consapevolezza dell'importanza della salute, perché diciamo che la salute è un bene primario al quale spesso pensiamo tutti di averne a sufficienza e per sempre, che è un bene diciamo che non si altera. Invece la pandemia ci ha messo di fronte anche a una realtà in cui la salute ha assunto l'importanza che merita, cioè un'importanza primaria. Devo dire, E non so tu onorevole, se ah no, ha scusi. preso un po', diciamo, scusi, finisco il concetto, ha preso, diciamo, la centralità in tutte le politiche europee e internazionali, e anche il riflesso che la salute ha, che l'ambiente ha nella salute. No, volevo solo fare una considerazione in merito al fatto che il mondo è cambiato a seguito della pandemia, ma anche noi siamo cambiati veramente tanto dopo questo evento. E devo dire, forse in meglio, proprio per una consapevolezza diversa degli eventi e della vita che svolgiamo ogni giorno e delle conseguenze delle nostre azioni. Quindi mi associo alle sue considerazioni perché le trovo veramente molto, molto realistiche. Ecco, lei ha citato i giovani, il movimento che poi è un po' portato avanti simbolicamente
da Greta, la giovane Greta, insomma, Sì. che hanno subito, si sono contrapposti anche all'esito dell'accordo di Glasgow con solo un bla bla bla. Però devo dire che anche le associazioni internazionali che si occupano delle questioni climatiche non sono state molto gentili con le parole, penso ad Amnesty International che a conclusione dell'accordo di Glasgow ha detto si tratta di un tradimento catastrofico nei confronti dell'umanità. La stessa Greenpeace ha detto un accordo debole, manca di coraggio. WWF ha detto un testo lontano dalla perfezione, però magari insomma andiamo nella giusta direzione. Ecco, è stato un summit indubbiamente che ci ha messo davanti alle difficoltà di portare avanti, di agire in breve tempo, come lei ha detto, e sicuramente il cosiddetto colpo di coda dell'ultimo momento dell'India sul testo, cambiando una parola, ha cambiato il senso di tutto l'accordo, non è stato preso bene. E tuttavia abbiamo visto anche aspetti positivi di questa conferenza, come l'accordo inaspettato tra USA e Cina. Mettendo insieme tutti i pezzi di questo puzzle, possiamo essere più ottimisti o più pessimisti? Guardi, la penso esattamente come lei, cioè il bicchiere è mezzo pieno. Intanto perché prima della conferenza di Glasgow, lo scorso 6 ottobre, si è riunito il Consiglio dei Ministri dell'Ambiente dell'Unione, il quale ha approvato la posizione negoziale definitiva dell'Unione in vista della conferenza. E tra l'altro la posizione non si scosta troppo da quella già presa dalla Presidente della Commissione von der Leyen, nella delineazione delle sue linee programmatiche, che sottolinea l'urgenza appunto di rafforzare la mitigazione del cambiamento climatico prima del 2030. Però è importante sottolineare che l'Unione si è presentata unita, con una posizione comune a tutti e 27 gli Stati e non con 27 opinioni diverse. E questa decisione non solo dà valore alle nuove iniziative prese dall'Unione in ambito climatico, ma anche ad accordi precedenti che erano appunto stati fatti, come per esempio l'accordo di Parigi che fu adottato nel 2015 e sul quale si basa principalmente la politica climatica europea e internazionale, che stabilisce un quadro per evitare i cambiamenti climatici pericolosi, la famosa limitazione del riscaldamento globale di 1 grado e mezzo, no? Sì. E quello è il primo accordo universale e soprattutto giuridicamente vincolante relativo al clima. Fu proprio durante la conferenza di Parigi che i governi hanno accettato di riunirsi ogni 5 anni per valutare i progressi collettivi verso gli obiettivi a lungo termine. E quindi la conferenza di Glasgow avviene appunto dopo 6 anni, come ha detto lei, per via della pandemia. E non è stata abbastanza ambiziosa e ha rivisto di molto gli accordi presi a Parigi, come ha anche dichiarato la stessa von der Leyen al termine dei lavori. Però ecco, si è parlato molto di transizione energetica e quindi ci sono delle novità e dei successi. Tanto è stata ribadita la necessità di rimanere intorno al grado e mezzo per quanto riguarda l'aumento delle temperature. Poi si è parlato di stanziamenti finanziari, fissando al 2023 la data per raggiungere i 100 miliardi di dollari di aiuti che dovevano essere raggiunti 100 miliardi nel 2020, però che a causa della pandemia purtroppo hanno subito dei ritardi e quindi la scadenza però è stata fissata al 2023. E poi c'è la questione dibattuta, molto dibattuta, che è la questione del carbone. L'Unione Europea, ma in generale tutti i paesi del mondo, si trovano in questo momento in una instabilità a causa della crisi energetica.
La mancanza di materie prime è la prima causa, no? E l'aumento del loro costo e anche la dipendenza che noi abbiamo da paesi quali Cina, India e Stati Uniti. E come sapranno, come sanno gli ascoltatori, sono aumentati drasticamente i prezzi dell'energia in questo periodo. Lo sappiamo tutti. Il 45% di più in bolletta per l'energia elettrica, il 30% per il gas, e quindi questo è una situazione piuttosto grave, e quindi sono numeri piuttosto alti che impongono decisioni strategiche per evitare che le conseguenze nel lungo periodo siano diciamo, ricadano sempre sui consumatori finali, che sono sempre i cittadini. E per fare questo è appunto necessario decarbonizzare, e la bozza del testo prevedeva una graduale, cioè la bozza del testo ora prevede una graduale eliminazione del carbone come fonte di energia. E questo testo è stato, appunto, come lei faceva riferimento, è stato diluito per la forte posizione presa dall'India, perché l'eliminazione graduale del carbone, che era, diciamo, nel primo testo, è stata corretta, modificata in riduzione graduale. Che cambia il senso anche di tutto il... Sì, è cambiato notevolmente, e si tratta del primo... Comunque, insomma, è comunque un successo, perché si tratta di un primo riferimento alla riduzione del consumo di carbone, le cui emissioni, come sappiamo, riducono di circa il 45%, raggiungono circa il 40% di anidride carbonica emessa su scala globale. Quindi è un problema che lo stesso presidente della COP 26 ha appunto detto è una fragile vittoria, perché effettivamente ci si aspettava di più, però non ci dobbiamo dimenticare che questo accordo è stato comunque sottoscritto da quasi 200 paesi, e quindi questo ora bisogna vedere se come verrà attuato, insomma. Ecco. Però, ecco, vedendo il bicchiere appunto mezzo pieno, questa volta avevamo il presidente Biden, quindi l'America è ritornata all'interno degli accordi sul contrasto al cambiamento climatico, che è un processo che si era arrestato durante l'amministrazione Trump, quindi già questo è stato un primo successo. E poi c'è stato anche l'apertura e questo accordo tra USA e Cina, che sicuramente dietro ci sono anche altre dinamiche geopolitiche e quant'altro, però è stato anche un segnale molto, molto importante che è stato dato. Anche perché insieme rappresentano circa il 40% delle emissioni globali. L'Europa, vorrei ricordarlo, è responsabile dell'8%, quindi sono numeri di gran lunga inferiori, quindi tutta l'Unione Europea rappresenta l'8% delle emissioni globali a fronte del 40%, quindi bella differenza. Sono questi paesi qui che devono prima convincersene più degli altri, insomma, se ne devono convincere tutti, ma comunque questi paesi devono fare il lavoro. Chi inquina di più? Beh, devo dire che la politica europea è sempre stata ormai da tanti anni molto virtuosa dal punto di vista dei cambiamenti climatici, probabilmente anche per questo ci troviamo ad avere, diciamo, una quota di emissioni così bassa. Anche lo strumento del Next Generation EU, se andiamo a vedere, è improntato in almeno quasi per la metà delle risorse, il 40% proprio sulla transizione green, e se non sbaglio anche lo scorso 14 luglio la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte denominato Pronti per il 55%, Fit for 55%, quindi insomma l'Europa magari inquina di meno, ma è in prima linea nella lotta al cambiamento climatico. Nello specifico, onorevole, che cosa prevede questa strategia europea?
È un pacchetto di misure davvero importanti, quello del Fit for 55, e che è stato adottato lo scorso luglio dalla Commissione europea ed è passato ora al vaglio del Parlamento. Si tratta di un insieme di proposte legislative per raggiungere gli obiettivi settati dal Green Deal, il Patto Verde, che sono attualmente in discussione nella Commissione Envi, nella quale Commissione Ambiente e Salute, della quale sono membro per il gruppo E. Praticamente indica la necessità della messa in atto di misure preparatorie per soddisfare la richiesta di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 55%, no? Entro il 2030, e con l'obiettivo di raggiungere la neutralità delle emissioni entro il 2050. È un obiettivo altamente ambizioso e direi che per raggiungerlo bisognerà sicuramente fare uno sforzo di adattamento non indifferente. Il pacchetto contiene circa 12 iniziative, e intanto la prima è la modifica della direttiva sull'efficienza energetica. Praticamente un elemento essenziale per raggiungere l'efficienza energetica dovrà provenire dall'efficientamento degli edifici, il cui finanziamento è già previsto e già in atto, no, attraverso il Recovery Plan italiano. Contrariamente a quanto si può pensare, il consumo di energia proveniente dagli edifici è molto alto, raggiunge il 40% del consumo totale dell'energia e quindi c'è un enorme potenziale da sfruttare di risparmio energetico agendo sugli edifici, anche perché la legge sull'efficienza energetica italiana risale al 1973, ma la metà degli edifici esistenti in Italia è antecedente a questa data e quindi costruita con criteri differenti che vanno ovviamente adeguati. E poi abbiamo anche misure, la revisione della direttiva sulle energie rinnovabili che chiede di progredire rispetto al 40% per l'energia verde, quindi energia prodotta attraverso fonti rinnovabili, e poi una progressiva riduzione delle emissioni nell'ambito dei trasporti, quindi le auto e i furgoni, con l'obiettivo di raggiungere emissioni zero entro il 2035. Questa è una discussione molto delicata perché è importante, è relativa al prezzo delle auto a basse emissioni, come ad esempio le auto elettriche. E quindi chiaramente ci dovrà essere un'incentivazione, no, per l'acquisto di queste auto green, auto elettriche, oppure facilitazioni per rendere le auto ecologiche, ma questo nel modo più assoluto in termini di accessibilità di prezzo. E quindi diciamo che l'obiettivo rimane l'eliminazione delle emissioni in Europa entro la metà di questo secolo, una sfida enorme che però richiede una notevole trasformazione della nostra economia e della nostra società. Come lei ha detto prima, a seguito della pandemia siamo cambiati, ma qui si tratta ormai di attuare una rivoluzione copernicana proprio della società, che va verso una concezione completamente diversa, ma di tutto, dai trasporti al lavoro, alla concezione, diciamo, dell'alimentazione, della salute. Quindi un'opportunità anche futura per i giovani, soprattutto, che sono molto sensibili e anche molto contenti, diciamo, di questi cambiamenti, li vorrebbero rapidissimi, vorrebbero che avvenissero nel più breve tempo possibile, proprio perché l'obiettivo è quello di lasciare a loro un futuro più pulito, ecco, più positivo in termini climatici, salvaguardando però con un occhio attento anche
al lavoro, perché avranno bisogno di un lavoro, questi giovani avranno anche bisogno di una tutela economica, no? In questo senso, e quindi l'innovazione ecologica deve per forza tener conto dell'industria e delle esigenze dell'industria e dell'industria europea, soprattutto quella tecnologica, e non deve procurare danni anche a questa importante realtà. È un po' il dilemma che abbiamo ad esempio noi in Italia con l'Ilva, o almeno con l'ex Ilva. Bisognerebbe in teoria chiuderla oggi, ma non è possibile, anche per tutto l'indotto lavorativo sociale che c'è. Si stanno facendo grandi passi in avanti, e sia con il forno elettrico, ma anche con la ricerca sull'idrogeno verde, l'idrogeno blu, però ci vogliono almeno 10-15 anni, quindi anche volendo certi cambiamenti hanno bisogno del loro tempo per evitare degli impatti sociali catastrofici. L'importante è che ci sia la volontà di attuarli e di andare appunto nella direzione giusta e perseguirla fino alla fine. Però, onorevole, devo dire che c'è anche un modo per arrivare prima al traguardo, cioè quello di cominciare a cambiare anche i nostri stili di vita. Abbiamo detto che la pandemia ci sta portando verso una consapevolezza riguardo ai comportamenti più sostenibili, magari penso all'agricoltura, all'alimentazione. Lei ha citato prima giustamente, magari è una notizia che sanno pochi dei nostri ascoltatori, quella dell'inquinamento e delle emissioni climalteranti per quanto riguarda i nostri appartamenti, i luoghi in cui viviamo. Quindi il contributo di ognuno di noi può fare veramente la differenza a livello globale per abbassare queste emissioni. Da questo certo. punto di vista, perché è un conto dire ai grandi della terra, come si dice, dovete fare di più, dovete mettervi d'accordo, è un conto dire va bene, adesso bisogna cambiare le nostre abitudini quotidiane di vita. Ecco, è già un po' diverso questo discorso. Secondo lei c'è questa consapevolezza? Perché io non la vedo ancora molto matura, magari. Sì, intanto passa dalla concezione che il cambiamento climatico e le norme che servono per arginarlo riguardano la vita di tutti i cittadini a 360 gradi, quindi tutti siamo chiamati a fare la nostra parte. Faccio un esempio che ho fatto, mi sembra, già in un altro incontro con lei con i nostri ascoltatori. Lo spreco alimentare, cioè ciò che buttiamo nelle nostre case, incide in termini ecologici sul nostro pianeta in modo assolutamente consistente. E queste sono informazioni che spesso non ci vengono sottolineate abbastanza, ma che fanno la differenza quando si fa riferimento all'impronta ecologica di ciascuna persona. Quanto velocemente consumiamo le risorse, quanti rifiuti generiamo, e più di quanto la natura possa veramente assorbire, cioè non riesce a produrre le risorse che occorrono e a assorbire i rifiuti che produciamo. E vorrei ricordare che, appunto, come ho detto prima, che l'Unione rappresenta circa l'8% delle emissioni globali, quindi il perseguimento delle politiche di riduzione del 55% previste dal 2030 sarà assolutamente importante quanto il quadro globale rispetto a, diciamo, le potenze mondiali potranno fare la differenza. Quindi serve anche un impegno politico, diplomatico, concertato, e quindi sia la transizione climatica e quella energetica dovranno un po' andare
di pari passo, insomma, ecco. Sì. E poi bisognerà anche pensare ai cittadini, non solo a quelli che vivono nelle metropoli e nelle città, ma anche quelli che si trovano nelle zone remote, rurali, gli agricoltori che si trovano nella necessità di avere un sostegno per quanto riguarda la riduzione dei biogas provenienti dagli allevamenti, ma anche appunto le piccole realtà imprenditoriali familiari che insomma si troveranno a dover affrontare dei costi maggiori per modificare il processo produttivo, e quindi ristrutturarsi sarà per loro diciamo estremamente faticoso ed oneroso, ed è vicino anche a queste persone che bisognerà essere. Ma quello e poi, sicuramente. Sì, appunto, dicevo, queste conferenze da dove siamo partiti, un po' il discorso da dove siamo partiti come la COP26, servono anche per rinnovare gli impegni che determinati paesi più restii, meno sensibili, diciamo, dell'Europa, che di solito si trova sempre sul banco degli imputati, ma questa volta direi che un pochino il nostro continente è più saggio di tutti rispetto confrontato agli altri. Ecco, questi incontri sono importanti per rinnovare gli impegni presi dagli altri paesi, quelli più restii. Devo dire che anche a livello mediatico questi incontri sul clima da Kyoto ad oggi hanno una risonanza mediatica completamente diversa, se ne parla di più, il termine COP26 è conosciuto ormai da tutti, quindi questo aiuta sicuramente ad aumentare una maggiore consapevolezza da parte della cittadinanza. Ecco, magari un po' vedo anche nelle nostre diverse puntate, noi ogni settimana affrontiamo un argomento diverso, però ci troviamo spesso, onorevole, ho notato, a terminare le puntate riflettendo sul fatto che spesso i cittadini sono poco informati e che occorrerebbe anche un maggiore impegno politico a livello europeo, a livello nazionale, per facilitare anche la comprensione di questi cambiamenti, che possono essere appunto quelli della pandemia, quelli del cambiamento in agricoltura, i cambiamenti per quanto riguarda la salute, il clima. Ecco, perché c'è secondo lei un ostacolo, diciamo, ad avviare queste campagne informative in maniera mirata e costante? Ma io direi che invece il tema del clima, poiché ci tocca molto da vicino, perché mentre prima i disastri ecologici, anche i cambiamenti climatici repentini, facevo appunto riferimento a tutte le varie inondazioni che si susseguono in regioni vicinissime, come è stato appunto in Sicilia, in Sardegna, ecco, fanno capire alle persone che è un problema che non può essere più rimandato. Il nostro Presidente del Consiglio Mario Draghi, proprio durante la COP26, ha sottolineato che il tempo per cambiare è agli sgoccioli, l'ha detto lui stesso, e invece è che la trasformazione da attuare invece è gigantesca. Quindi cioè, è un problema che riguarda non solo i governi, ma riguarda anche il singolo cittadino, perché questi problemi relativi all'ambiente e alla trasformazione energetica entrano proprio nelle case di tutti i giorni, e tutti veramente, come abbiamo detto, possono fare qualcosa, anche i giovani possono fare qualcosa in termini anche di risparmio energetico. Ce ne sono alcuni che vedo sono molto disciplinati su tante cose, hanno ripreso un po' le abitudini che avevamo noi quando eravamo giovani, di andare a scuola a piedi o in bicicletta, o appunto di non usare tutti i dispositivi elettrici che creano maggiori consumi di energia. Quindi i giovani sicuramente sono quelli che sono più all'avanguardia rispetto all'ambiente, però ecco, è un problema sentito da tutti, e quindi penso che al di là di questo le campagne di sensibilizzazione
dovranno, poiché il tema interessa, il tema è stringente, poi alla fine saranno ancora più vicini a questo tema. Ecco, magari sì, a volte l'importante è anche saperle le notizie. Noi qui su Radio Parlamentare abbiamo fatto tempo fa una piccola inchiesta riguardo una cosa semplicissima, i mozziconi di sigarette. E devo dire che la maggior parte delle persone che abbiamo ascoltato anche attraverso i social non era consapevole del fatto che il mozzicone di sigaretta in realtà è plastica buttata per terra e buttare della plastica, e questo riguardava anche molti, molti giovani, non solo persone diciamo di una certa età. Quindi al di là del fatto che non è diciamo un buon esempio buttare qualcosa per terra, però già fumare, buttare il mozzicone di sigaretta per terra e non sapere che si sta buttando della plastica, ecco, probabilmente le persone che noi abbiamo ascoltato dopo avergli fornito questa informazione non lo faranno più, però ecco, è importante. Diciamo ci ha destato un po' di perplessità il fatto che pochissime persone sapevano di effettivamente che cosa stavano buttando per terra. Quindi una maggiore informazione sicuramente aiuterà tutti, la nostra consapevolezza, e ci aiuterà anche a migliorare noi stessi e ad affrontare, come si dice, le nostre debolezze. Bene, onorevole, io la ringrazio come sempre perché ogni settimana abbiamo l'opportunità di affrontare tematiche molto importanti per la nostra società ed anticipare anche quelli che saranno i cambiamenti dei prossimi anni. E quello del clima sarà sicuramente un argomento dirimente che avremo modo anche di approfondire nelle prossime puntate, sicuramente in futuro. Se ne parlerà tanto, se ne parlerà ancora, se ne parlerà sempre. Devo dire che in Europa le cose avvengono sempre un pochino prima di quanto poi non avvengono nel nostro paese, vediamo un po' le cose in anticipo noi. E quello è importante, infatti, avere proprio questo. Parlamentari europei, diamo l'anteprima. È vero. Anche in Europa non, direi che l'argomento è l'argomento di tutti i giorni, forse proprio perché io sono in commissione ambiente, quindi parliamo di tutto, di come delle condizioni dei mari, delle condizioni. In questo momento mi sto occupando delle foreste. Ah, questo è un altro argomento. Per cercare di lanciare bisogna, gli alberi ci aiutano in questa. L'albero ci permette di respirare. Mi prenoto allora, onorevole, per una futura puntata su questo argomento perché è molto interessante. A breve parleremo di bosco. Benissimo. E io voglio anticipare, ne approfitto questa settimana per anticipare ai nostri ascoltatori l'appuntamento della prossima settimana con Futuro Chiama Europa per giovedì 25, che è una ricorrenza importante che va ricordata, cioè la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, anche qui con l'onorevole Reggimenti che è sempre molto sensibile su questa materia, ci ritroveremo. Ci collegheremo da Strasburgo, esatto. Stiamo organizzando, spero che la pandemia non ci frapponga altri ostacoli, e comunque sarà presente una delegazione della rete europea delle donne, che è un gruppo di donne piuttosto che diventa sempre più numeroso, che lavora su questi temi, un contenitore pensante di donne, saranno presenti, ci saranno una serie di sorprese che non posso anticipare, ma comunque sarà una puntata penso interessante. Molto, molto interessante. Spero che gli ascoltatori vorranno concedersi appunto il privilegio di poter informare anche su questo tema. Sicuramente, quindi l'appuntamento è per giovedì 25 novembre alle ore 15 qui su Radio Parlamentare. Come sempre grazie onorevole Luisa Reggimenti, e alla prossima settimana, e noi ci sentiamo più tardi per una un'altra diretta. Grazie onorevole, a presto. Grazie a lei, buonasera a tutti.